Andrea, primo marzo c'è una nuova scarpa da aprire. Oggi esce sul mercato italiano una nuova scarpa del marchio Altra, te lo dico già senza ombra di dubbio. Ti lancio il pacco, tu mi devi dire di che scarpa si tratta, quanto pesa e soprattutto quali sono secondo te le caratteristiche. Stai attento che c'è il coniglio che ti morde il piede. Dai, lancia sto pacco, va. Vai! Minchia che è leggera, dai. Guarda. Secondo me è facile da aprire, assolutamente, c'è scritto open here. Infatti l'avevo già beccato, ma ho fatto finta di niente. Guarda dove c'ho la mano. Vai! No! Tac. Aia. No, l'ho già aperta. Ferma, ferma tutto. Tieni conto che siamo i primi in Italia a recensire questa scarpa. Mi devi dire anche di che colore te l'ho presa. Ehi, che cacchio, senza guardarla. Immaginare. Aspetta, è per me? Diciamo che è un po' per tutte e due. Allora non lo so, perché se fosse stata per me me l'avresti presa nera. Se me lo chiedi così, non lo so. Beh, toccala un attimino e poi dimmi, secondo Dimmi te, ti il assomiglia più colore. alla Thorin o più a qualcos'altro? No, assomiglia molto alla Thorin. Infatti avrei detto quasi una Thorin 6, avrei detto. Allora, a sentire il cicciosamento, riprendo la Thorin vecchia. Io ti avrei detto che è una Thorin 6 a questo punto. Ma se ti lancio un'altra scarpa, ti do un consiglio. Dai, Te la lancio? prova. Allora, ti lancio l'altra scarpa, però apri gli occhi adesso. Vai, vai. Questa è la Rivera. Eva, mi vuoi dire che è una Rivera nuova? È la Rivera nuova, la Rivera Ah, mi 2. avrei detto che era una Thorin, adesso le riguardo. Che bella! Ma perché poi tu non hai controllato e magari speravi che Altra avesse cambiato la linguetta, ma la linguetta è più da Rivera. No, mi ha fregato sinceramente la zona del tallone, che era, infatti ero andato sul sicuro per quello, sulla Rivera era molto meno ciccioso di quello della Thorin, e infatti guarda qua, forse quasi più spesso di quello della Thorin, è per quello che mi ha fregato sinceramente. Bella di brutto, hanno cambiato un pochino la tomaia, non troppo. L'ha resa sicuramente più elegante, cioè il colore di. Mi piaceva, ma solo per corsa. Sinceramente, se dovessi andare in giro con questa, non direbbe niente nessuno. Mi sembra poi per il resto abbastanza simile. Mi frega sempre il doppio colore della mescola. La morbidezza, no, identica alla. Identica, bisognerebbe sentirla al piede, la Rivera 1. Questa l'hai presa dalla mia misura, quindi strano che non l'hai presa nera. Adesso la provo subito e niente, mi sembra cambiata. A vederla così, no, allora in effetti la linguetta è uguale a quella della Rivera 1, ma è cambiata molto nella zona del tallone. Chissà. Va bene, Andrea, io farei come al solito la seguente cosa. Te la provi, fai una corsettina, stai attento che qua c'è il coniglio e nei prossimi minuti ti chiedo 3-4 cose di questa scarpa, va bene? Dici che vado più forte del coniglio io? Il coniglio comunque ha un'accelerazione molto E io interessante. no, invece. Vado, la sto risistemando un attimino e vado. Ok, a dopo, ciao! Ciao. Andrea, allora cosa ne pensi di questa Rivera 2, soprattutto perché si chiama così? Rivera, boh, Thorin, Rivera, boh, non lo so, ci aspettiamo qualche altro giocatore del Torino, del Grande Torino, no, Rivera dove giocavo, che ignorante che sono, Torino, sì. No, giocava nel Milan, giocava, però vabbè, Non ha io mai sono un giocato, Matusa e non ha quindi. mai giocato nel Torino, Rivera. No, sono proprio ignorante, dopo vado a controllare. Vabbè, posso dire che non ero ancora nato, però. Andrea, quali sono secondo te le caratteristiche che ti hanno sorpreso, supponi che tu sia andato al negozio di questa scarpa? Bah, posso dire una roba che non c'entra niente con la scarpa da atletica, mi piace perché è molto chic, è una scarpa, cioè, bella da vedere comunque.
La vecchia Rivera forse era il colore che avevamo noi, l'ho detto prima, era una scarpa da corsa e basta questa qua. Cioè, se dovessi andare a un battesimo vestito in una certa maniera un po' sportivo con questa, secondo me non mi dice niente nessuno. Peccato che non te l'abbia presa nera, perché in questo caso avresti davvero fatto la tua porca figura. No, diciamo che, vabbè, ovvio non potrei mettere il mio vestito nero con la camicia rosa con queste, però... Non lo so, un jeans e questa scarpa, cioè, va benissimo, una scarpa molto bella da vedere. Poi devo dire che le rifiniture sono state molto più curate, queste impunture qua credo che siano abbastanza inutili ai fini della scarpa, ma la rendono ancora più bella alla vista, il simbolo qua in rilievo e niente. Devo dire che vedo dei miglioramenti sicuramente nella conchiglia, mi sembra un pochino più duretta forse della Rivera 1, sicuramente molto più imbottita, il che la renderà sicuramente meglio e più utilizzabile da tutti i giorni. E vedo qua nell'avampiede un filo di rinforzo in più, quindi che eviterà di bucarsi la scarpa, anche perché hanno usato una tomaia molto diversa da quella che c'era prima, mi sembra molto più di nylon, e quindi un pochino più leggera, un po' meno tessuto, e aveva credo bisogno di un pochino più di rinforzo in avampiede, in punta. Sei rimasto basito, ha detto troppa roba Max? Dal tuo punto di vista invece la linguetta è un po' meno paffuta della versione precedente, ma è comunque molto molto efficace. Beh, diciamo sì che adesso così me la dovresti rilanciare l'altra Rivera per a memoria, non me lo ricordo. Aia! Ma no, dai, neanche troppo, troppo differenzi, poco. Guarda, una di fianco all'altra. Ti direi poco, ma forse anche perché è un tessuto diverso e sì, comunque un pochino meno cicciosa. Non troppo, diciamo che il ciccioso che gli hanno tolto di lì ne hanno messo il doppio nel tallone. Comunque guarda un attimo che almeno facevo questo e questo. Allora è un pochino più morbido, quindi scende, si flette un pochino di più, ma è nettamente più imbottito. Va bene, dai, non ti lascio discutere dei massimi sistemi. Nei prossimi giorni faremo la recensione completa soltanto arrivando a 100 km. Grazie Andrea, stay strong, keep running, iscrivetevi al canale. Questa è una scarpa del 2022, è la prima scarpa del 2022, c'è addirittura scritto sulla linguetta. Ciao Max, ciao a tutti.